Amici di Rai Sport 2, benvenuti a Si Gira, la trasmissione che tutte le mattine vi porta nelle atmosfere del Giro d'Italia. Siamo a Civitavecchia, si va ad Assisi. Ieri ha vinto in volata lo spagnolo Ventoso, la maglia rosa è sempre sulle spalle di Esiedal. Vicino a me Paolo Belli imbronciato, perché? Buongiorno a tutti. No, lascia perdere, buongiorno sotto a tutti. Questo sole, davanti a questo mare. Cioè io faccio tanti sforzi e poi sono ripagato con questa moneta. Cioè? Guardini ieri ha perso una posizione, nel senso che ha guadagnato una posizione. Non solo non è più penultimo, ma è terzultimo. Cioè, a questo punto non so più cosa inventarmi. Ieri le abbiamo dato anche il cruciverba per rallentare. Magari invito tutti gli amici lungo la strada. Oggi, quando vedete passare Guardini, dategli un cubo di Rubik, un Tetris. Date, insomma, o se no. Un disco di Paolo Belli. Ti sei fatto la barchetta, eh? Ma sai, i grandi mezzi che ho io. Mi mancava questa alla via. C'ho il fiatone. Ma come ci sei andata? Nuoto? Sono arrivato di corsa, però credo che ne valesse la pena, perché assieme al Giro d'Italia, oggi sai che si dice sempre andare forte come il vento, c'è venuta a trovare anche la signora del vento. Capitano Nostromo, può farmi sentire, non so, la sirena? Sono da solo, nessuno mi sta considerando, Marino. Forse è meglio che torni da te. Anche perché stanno andando piano, come secondo dovrebbe me, andare Paolo, Guardini. Potresti seguire la tappa col veliero, no? Ti fai trainare verso Assisi. Non è un caso che sono qua, no? Perché oggi arriveremo ad Assisi, tu mi insegni che in geografia, tra l'altro io avevo 10, per andare ad Assisi è tutto ma... Esatto, sì. Hai sentito, il Nettuno si è rivoltato praticamente. Mi è venuto un accidente emotivo. Hai appena detto che avevi 10 in geografia, porta pazienza, dai. Ancora maestro. Come si dice, capitano Nostromo? Come si dice? Captain. Ok, ci vediamo ad Assisi, no? Adesso arrivo al villaggio. Grazie, però. Edoardo Vianello al traguardo di Assisi. Mentre Paolo Belli sta andando ad Assisi a piedi, mi sembra. No, aspettatemi. Oddio. Paolo! Aspettatemi! Paolo! Dimmi! Cosa stai facendo? È partita l'ammiraglia! No, ti è scappato Vegni! Oddio mio! Ragazzi, sono qui! Eccomi! Eccolo! Meno male, va! Vai, dove andiamo? Andate? Accendi lo stereo! Sia a moi vatussi, sia a moi vatussi, lietissimi negri, barabara, ogni tre passi. Abbassa lo stereo, non sento. Facciamo 6 metri, qui ci scambiamo l'amore profondo, dandoci i baci più alti del mondo, siamo i vatussi. Pa, alle girate. Te la devo dire io. Di che vado avanti. Agli elefanti. Parliamo degli orecchi. Che non ci vedete, venite qua giù. No, venite qua giù, tranquilli. Veniamo laggiù. Paolo, dai, andiamo che ti aspettano. Laggiù, garagù, Va bene, siete... Ponzi, alle falle dei Kilimangiaro. Paraponzi, ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli, il più famoso è l'Aligalli. Tutti assieme! Siamo i vatussi, gli altissimi negri, quello più basso. È alto 2 metri. Ci scambiamo l'amore profondo, dandoci i baci più alti del mondo. Sono veramente i vatussi. Eh sì, scegli i più piccoli. Erano seduti, ahimè. Si sono alzati in piedi, ho capito che avevo sbagliato. Chi sono? Io non vedo. Guardini, sei con Guardini. Sono con Guardini. Guarda, lo intuisco, cioè, anche non, se non vedo. Noi non sappiamo più cosa inventarci. Ieri ti abbiamo dato un cruciverba e sei... veramente è stato scarsissimo, perché noi lo sappiamo, perché cosa hai combinato ieri? Ho guadagnato una posizione. Cioè noi adesso abbiamo comprato il cubo di Rubik, un Tetris, cos'altro ti serve per andare più via? Cioè hai guadagnato una posizione. Ma io speravo di arrivare davanti ieri. Tu devi sperare di arrivare dietro. Ci saranno tappe in cui arriverò molto dietro. Promesso? Tranquillo, è così. Pippo, vieni qua. Adesso che tu non hai più bisogno di lui, in ammiraglia, cosa gli dovrai urlare?
Intanto troverò le scuse per fermarlo un po' dietro, perché il nostro obiettivo adesso è la maglia nera con lui, ma lui non vuol sapere, non ha capito che è più importante arrivare ultimo che arrivare a 10 posizioni dall'ultimo. Io continuo a dirglielo ma non capisce, è giovane, ha bisogno di esperienza. Senti, uno più esperto di te, ok? Oggi devi arrivare almeno alla posizione di ieri, cioè? Ultimo. No, ieri eri penultimo. Penultimo ci possiamo lavorare. Perfetto, dai. Quando arriverai sul traguardo dovrai urlare. Dov'è Paolo Belli? Ok, a te Marino. Mi raccomando, cubo di Rubrico, va bene? Sì, dai. Col Tetris bene. Come te la cavi? Ma abbastanza bene. Perfetto, okay. Tetris, allora, sì. Poi ti diamo anche un aggeggio elettronico per andare su internet, ok? Un mito, Paolo Tiralongo, che l'altro giorno ha fatto un numero incredibile. Veramente, complimenti, hai fatto un numero straordinario. Oggi? Oggi devo mangiare il manubrio, io. Te non mangiare tortellini, guarda come ti sei ridotto. Era Paolo Tiralongo, non so se arriverà al traguardo. Com'è la situazione on the road, Paolo? Ti dico solo questo, ho sentito la colonna sonora quando mi hanno visto arrivare e faceva... Torom, torom. Senti, mi fai ballare l'Ali Galli a qualcuno lì eventualmente? Tiralongo? No, tu dai, fai una coreografia di Ali Galli. L'Ali Galli? Te la tengo io la bicicletta. Dai, sei capace? Ci abbiamo in studio il maestro Vianello, dai. Sia a moi ma tu. Allora, per il prossimo collegamento fra un minuto, allestiscimi una coreografia, per favore, Paolo. Ma sei matto, ma devono andare in corsa, ragazzi. Vabbè, falli divertire. Spero. Non mi fanno passare. No, non ci credo, dai, non ci credo. Oggi sono qua, volevo guardare negli occhi le persone che praticamente sprinteranno, perché Tiralongo c'ha l'occhio giusto oggi, ma mi ha detto una cosa fuori onda. Se succede quello che, non diciamo niente, ma se dovesse succedere, che cosa farai? Ti sdrai? Spero di no, perché l'altro giorno quasi morivo. Però spero che succeda. Ah, ok, vedi, in diretta. Mo, sai cosa c'è? Paolo, devi fermarli per 2 minuti, perché da Rai Sport 2 passiamo su Rai 3. Fermi, ragazzi, aspetti un attimo. Fermi tutti, no? Dobbiamo documentare la partenza. Aspetta, vado da Mauro. No, non vale. Non vale. Non vale, fermi. Perché la partenza la dobbiamo far vedere. La dobbiamo dare noi, no? Ma guarda, ci sono fermati. Tu sdraiati davanti alla linea di partenza. Tanto c'è Gaetano che ti segue, no? Sì, ma mi segue anche la polizia. No, la polizia ho delle aderenze io, tranquillo. Giovanni, partite, lo sai quando ve lo dico io, no? Sì, infatti io non capivo perché andavano avanti. Bravo! Non nulla. Io... Sono pazzi, no? Non c'è più religione. Paolo, più religione. Sai chi si sta comportando male? Righi. Ieri è arrivato, non dico, coi primi, mentre guarda Omare quanto è bello, come dicono un po' più a sud di qui. Dov'è Righi? Righi è andato molto bene ieri. Eccolo, lo vedo. Digli che non si fa così. Righi! Ah, non è lui. Con gli occhiali sono tutti uguali. Hai ragione, anche con la maglia e con la bicicletta. Non è lui. Vai avanti, tanto dobbiamo arrivare fino a Rai 3. Dov'è Righi? No, davanti non ci vado. Sì, oggi non dai, ci vado. Sì, uomo. Va bene, vai. Dai. Però chiedi permesso, eh. Sempre. E mi raccomando, andate piano. E da queste immagini Damiano, che ripartiremo su Rai 3. Damiano, oggi tocca a te, eh? In bocca al lupo, Damiano Cunego. Hai notizie del maestro Vianello? No, ciao, dove vai? Vieni qua, aspetta, dove vai? La curva. Ciao. Ciao. Perché non vai fino a Assisi a piedi? Tanto la radiocamera tiene, sai. Guarda che stanno cantando Siamo i Vatussi, non sto scherzando. Mi hanno liberato in questo momento. Ciao ragazzi, ciao Luca, in bocca al lupo. Mi stanno salutando tutti, mi stanno ringraziando perché ho dato il via. Paolo, abbiamo 30 secondi che tu ingannerai cantando una canzone, direi i Vatussi a questo punto. Allora, tutti assieme, nel continente nero, alle falde del Kilimangiaro, ci sto popolo. Siete in diretta, questo è l'entusiasmo. La canzone che la Rai dedica al ciclista Paolo Belli.
Paolo Belli. Ti ho appena presentato dicendo che sei il grande protagonista. Hai queste crisi, queste regressioni. No. Hai appena accompagnato i corridori che sono partiti 5 minuti fa. Hai portato il maestro Edoardo Vianello e ti fai ritrovare sulle giostre. Perché sono una persona modesta. Prima il nostro collegamento su Rai Sport 2 ti ho fatto vedere il mio veliero, in realtà, per una questione di educazione, sì, e di modestia, vedi, ti faccio vedere qual è in realtà secondo me avevi bisogno di riposarti un attimo. No, avevo bisogno di ventoso anch'io, perché guarda, oggi c'è caldo veramente torrido e quindi non so i corridori come faranno e soprattutto come faremo, guarda, noi e i nostri tei. C'è Gaetano, io non so come fa bagno di sudore, io non so come fa Gaetano Conti a sopportarti, avrà anche il mal di mare a questo punto. Hai Gaetano, muovi la telecamera, ti sto dando fastidio. Non aspettava altro dalla vita. Vediamo un'intervista che è stata realizzata. Per velocisti. Paolo Belli, scusa. Dimmi. Disturbiamo, immagino, sì. No. Cosa stai facendo? Stai pensando? Stai riflettendo? Sto riflettendo. Stai componendo una canzone? Vedi, sotto questo sole mi viene da dire. Sì, è bello no, riposare. No, sono qui un attimo, sto riflettendo sulle previsioni dell'arrivo di oggi. No? È vero. A parte che tu le hai fatte ieri, le previsioni dell'arrivo di oggi, poi naturalmente... Io devo pensare anche a quelle di domani, certo. Perché si va a Montecatini e non sarà... Siccome non ne ho sbagliato una di previsione, e vorrei che anche oggi, quando io darò la mia, perché la tappa di domani, quindi sto pensando. Secondo me tu, ragazzi, hai continuate a sì. Esatto, si può pensare anche senza il ventaglio e senza le odalische, credo. Ma eh? si può pensare anche col ventaglio, certo, quindi... naturalmente si pensa meglio. Secondo me tu hai, come dire, delle influenze celesti che ti aiutano, hai come delle benedizioni. La tappa di oggi ha qualche deriva mistica, perché si va da Bassalit. Lasciami dire, la deriva mistica, è facile. Siamo arrivati al momento clou della nostra ora e mezzo di trasmissione, perché sapete che Gigi Sgarbozzi ogni giorno tenta un pronostico. Vogliamo vedere cosa aveva detto ieri, perché la lavagna è stata cancellata da una mano furtiva: Cavendish, Goss, Demar, Reshow e Modolo. Invece cosa aveva detto, cosa avevi combinato immediatamente dopo la trasmissione? Vediamolo, perché tu ci indovini spesso. San Giorgio del Sannio, la nostra diretta è finita da pochissimo, tant'è vero che guarda, Marino sta pranzando praticamente. Che ore sono, Marino? 1:38, quindi sarà passati 10 minuti che Gigi Sgarbozzi ha dato la sua classifica e adesso non la darò io, la faccio dare al primo che passa. Perdono! Al primo posto oggi chi arriva? Come? Ah, Ventoso. Ventoso. Secondo posto? Veramente? Belline, chi l'avrebbe mai detto? Al terzo? Sarvaso. Prego? Sarvaso. Ah, Nizzolo, sai, è un po' difficile che lingua è la tua, la IE? Vabbè, Nizzolo. E poi? Caruso, questo lo sapevo anch'io. Al quinto posto? Saru! Shorn! Incredibile, ma del resto, chiunque. Grazie! Ah, scusi. Prego! Oh, Gigi, secondo me anche lo Yeti c'è zecca. E come è andato a finire? Esattamente così. Anche lo Yeti. Sei un mago. Adesso vediamo chi vince oggi, ce lo dice per una volta, ce lo dice Gigi. Vedo allora, Scarponi al primo Scarponi, posto. Scarponi, sì, perché oggi per lui potrebbe guadagnare qualcosa su basso, perché ci sono gli abboni. Bene. E quindi sono importanti 20 al primo, 12 ricordiamo al secondo. Ricordiamo che si va ad Assisi. Pozzo Vivo, perché va fortissimo in salita, se la squadra lo protegge, e poi Rodriguez, che tutti danno grande favorito, io sicuramente uno dei favoriti, però non lo do il primo. Poi Slack. Paolo ti guarda con un attimo sufficienza. Di attenzione, L e... Vabbè, quello che è... No, C-K. Facciamo le cose fatte bene. È il quinto basso. Basso, quindi un ordine d'arrivo importante per la tappa di oggi, perché sarà un grande spettacolo nel Io finale. Credo in Gigi we trust. Tu non devi essere così diffidente, caro Paolo. Io dico solo ai tecnici, per cortesia, restate qui e io tra poco darò la mia
E noi ci vediamo domani. Arrivederci con Sigira e col Bartoletti.